Bene ragazzi, per la prima volta guarderemo, studieremo la derivata di una funzione che non è una retta. Perché è troppo facile fare le derivate dirette? Perché? Se noi abbiamo appena scoperto che se una funzione è, la scrivo così, quanto vale la sua derivata? M. Ok? Quindi la derivata di 8x meno 3 è 8, ma è intrinseco. E quindi ad esempio, ragazzi, velocemente, se una funzione fa una costante, c, qual è la sua derivata? Zero. Perché? Se una funzione fa c, è intanto una retta ad altezza c. E qual è il coefficiente angolare di questa retta? È piatta? È zero. Cioè, stiamo già imparando tante cose, no? Che la derivata di una funzione rettilinea è il coefficiente angolare, anche questa, che la derivata di una costante fa sempre 0. Perché? Se una cosa è costante, la derivata ti dice quanto aumenta la x, quanto aumenta la y, quando aumenta la x. Ma se una cosa è costante, la y non aumenta mai, quindi la sua derivata fa 0. Ragazzi, la derivata vi dice di quanto sale o di quanto sta scendendo, se è piatta. Ecco. Ma adesso allora io comincio a darvi qualcosa che non è. Qualcosa di rettilineo. Vi do, ad esempio, 1 meno 2x più x alla seconda. Questa cosa rappresenta? Una parabola? E fatta come? A parte che questo, se non lo vede bene, è uno, x meno 1 il tutto alla seconda, è un quadrato, no? L'ho fatta apposta, perché così disegnata, in 0 fa 1, fa così. Domanda. Il coefficiente angolare della retta tangenti che costruiscono la parabola cambierà ogni volta che la x cambia o no? Sì, cioè qui sarà fatta così, qui sarà fatta così, qui sarà fatta così. Quindi cosa mi aspetto? Che la derivata sia una costante o che dipenda da x stessa? Che dipenda da x. Cioè vuol dire che cambiando la x cambia il coefficiente angolare. E come si fa? Ah, ragazzi, finché non avete la tabella che vi salverà la vita, si fa con la definizione operativa. Cioè, valuto la sua derivata facendo il limite per h che tende a 0 del rapporto incrementale. La derivata è il limite del rapporto incrementale, è un coefficiente angolare. E cosa devo fare? La funzione valutata in x più h meno la funzione valutata in x fratto h. Valutiamo insieme sempre prima f di x più h, cioè simuliamo uno spostamento infinitesimo e poi torniamo indietro. Quanto fa? Non fa mica 1 meno 2x più x alla seconda più h. Quello sarebbe un delinquente. Come si fa, ragazzi? Al posto della x con le tonde ci metto x più h. E mi dite il risultato? No? 1 meno 2x meno 2h più x alla seconda più h alla seconda più 2xh. Questo è solo f di x più h. Poi devo fare meno f di x, cioè meno 1 più 2x meno x alla seconda fratto h. Nella speranza che tutte le cose che non hanno l'h vadano via. Vanno via tutte, eh? 1 e meno 1 va via. Meno 2x e 2x va via. Ragazzi, devo pregare che vadano via.
deve solo venire roba proporzionale ad H, altrimenti poi non posso semplificarla. Ok? Mi dite cosa risulta? Diventa sempre limite per H che tende a 0 di... Raccoglietemi l'H sopra. Meno 2 più H più 2x. Basta. Fratto H. Semplifico l'H con l'H. E poi faccio tendere H a... E quindi cosa viene? 2x meno 2. Cioè, se la funzione è 1 meno 2x più x alla seconda, abbiamo trovato che la sua derivata, cioè il coefficiente angolare della retta tangente nel punto di ascissa x, vale 2x meno 2. Domanda, c'è un modo facile per fare questa freccina e metterci un secondo invece che fare tutte queste cose qua? Sì, con la tabella. Voglio farvi venire voglia di poi avere questa dannata tabella per riuscire a fare le derivate in un secondo, perché si fanno a mente poi le derivate, eh? Non si fa al limite. Ma adesso ragazzi, esaminiamo un attimo questa cosa qua. Cioè la derivata fa 2x meno 2. Ad esempio, quindi voi mi sapete dire qual è il coefficiente angolare nel punto di ascissa 3? Io adesso mi metto su questa parabola e mi chiedo qua, se la x fa 3. 1, 2, 3, quindi in questo punto qua. Come faccio a trovare il coefficiente angolare della retta tangente qua? Cioè disegno la retta tangente, che è questa. Come faccio a capire qual è il suo coefficiente angolare? No, vi dico, l'ho appena calcolato. Esatto, è la domanda che mi faceva Matteo prima. Come faccio? C'è una legge che mi dice come cambiano i coefficienti angolari man mano che mi muovo? Eccola qua, 2x meno 2. Quindi se adesso mi chiedo il coefficiente angolare della retta tangente nel punto di ascissa 3, significa che devo valutare f' in 3, che vale 2 per 3 meno 2, cioè... 4. Cosa ho trovato? Ho trovato che il coefficiente angolare di questa retta rossa ha un m che fa 4. Quindi significa, ragazzi, che appunto, visto che non è una retta, ogni curva è formata da un inviluppo di rette tangenti, ad esempio questa è una parabola molto semplice, di cui riesco a studiare punto per punto il suo coefficiente angolare. Ovviamente GeoGebra fa la derivata, vedete, istantanea. Cos'è che vale? 2x meno 2. E poi, vabbè, sotto poi possiamo vedere, ma io semplicemente le ho detto di disegnare istante per istante la retta tangente. Vediamo, faccio variare i diversi punti. Ok? Vediamo. Vedete, man mano che la x cambia, cambia il coefficiente della retta tangente, che è la derivata. Poi vedete che in x uguale a 1 la derivata fa 0, perché è orizzontale, e poi risale su. Quindi, se io voglio valutare, ad esempio, la derivata, cos'è che ho detto prima in ascissa? 3. Devo valutare la derivata in ascissa 3, che vale 4. Noi cosa abbiamo trovato prima? Che la derivata fa 4. Allora mi manca solo un pezzettino. Sono in grado, ma questo lo facciamo nel video successivo, sono in grado di trovare la retta tangente, e non solo il suo coefficiente angolare, ma la retta tangente in x uguale a 3? Sì o no? Cioè sono in grado
di avere l'equazione di questa retta blu? Sì o no? Pensateci. Okay? Quindi facendo la derivata trovo solo il coefficiente angolare. Come si fa poi a trovare effettivamente l'equazione di questa retta blu? Lo guarderemo nel prossimo video.